Ora non
c'è dubbio che il risultato delle ultime elezioni politiche italiane sia stata una dimostrazione di distacco e di insoddisfazione di larga parte dell'opinione pubblica italiana nei confronti dell'Unione Europea. Particolarmente significativo, perché mentre nel caso per esempio della Gran Bretagna si trattava di un paese tradizionalmente scettico con difficoltà nei confronti dei rapporti dell'Unione Europea, il nostro paese era sempre caratterizzato invece per uno schieramento molto largo, sia di classe dirigente che di opinione pubblica, a favore del processo unitario. C'era anche larga la sensazione in Italia che per migliorarci dovevamo diventare europea, cioè che l'Europa ci avrebbe in qualche modo forzato a superare lacune e problemi. Oggi l'andamento dell'Unione Pubblica è assolutamente diverso. Dobbiamo domandarci il perché e soprattutto credo che portare avanti dei rimedi in questa direzione. L'Italia è un grande paese europeo. Io credo che dovrebbe usare la sua forza non per cercare di sottrarsi a una logica di partnership europea, ma per cambiarne la qualità e la strategia. Ha scritto recentemente Sergio Fabbrini: fino a quando la logica intergovernativa della governance dell'Eurozona non verrà riformata e fino a quando l'Eurozona non disporrà di un proprio budget in funzione anticiclica e pro investimenti, sarà difficile venire a capo del malessere italiano. Ma io aggiungerei anche il malessere europeo. In altre parole, oggi l'Europa viene percepita dai cittadini come intimazione all'austerità, come vincolo alla spesa, oppure come strane regole su come produrre questo o quel prodotto industriale o agricolo. L'Europa deve tornare a essere leader di un processo di sviluppo economico e sociale. Se lo è, così come voleva il piano dell'Oro del 1992, che era un grande piano di investimenti infrastrutturali, sia materiali che informatici, che dovevano essere da traino per lo sviluppo europeo. Quindi il punto primo è questo: portare questa logica di riforma della governance dell'Eurozona e non sottrarsi, anzi chiederla imperiosamente. Il secondo punto lo tratto ispirandomi al recente discorso fiorentino del Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, 11 maggio del 2018. Draghi ha parlato chiaramente delle fragilità irrisolte dell'Unione Monetaria, per le quali l'appuntamento è al vertice della fine del giugno prossimo. E ha con decisione, credo che le orecchie tedesche sentissero, contestato la contrapposizione tra riduzione del rischio e la sua condivisione. Riduzione dei rischi è una cosa che piace ai tedeschi, la condivisione è cosa che piace a quelli che hanno problemi. Ma Draghi ha detto con tutta eloquenza che è una dicotomia artificiale e che in realtà i due obiettivi si possono e si rafforzano a vicenda. Ha proposto un backstop fiscale per il fondo di risoluzione unica delle banche, uno strumento fiscale addizionale per mantenere la convergenza durante gli shock senza sovraccaricare la politica monetaria. Faccio solo questi esempi per dire che c'è da battersi in positivo per cambiare le cose, non in negativo per sottrarsi, perché senza un contesto europeo non c'è evidentemente futuro per il nostro paese. La prima domanda naturalmente è questa: a giugno il vertice europeo riuscirà a decidere qualcosa in merito? Credo che sono queste le battaglie che l'Italia dovrebbe dare: riformare l'Europa e in questo modo cambiare la percezione che di essa ha l'Unione Pubblica Italiana e in generale l'Unione Pubblica Europea. La Fondazione Rosselli si è impegnata su questa strada. Intanto lo Side Event che abbiamo realizzato il 10 maggio scorso in collaborazione con Astrid su un tema molto significativo: le forme di contrasto alla povertà europea, cioè dare le gambe alla Europe Solidarity, che l'Università Europea, qui rappresentata dal suo segretario generale, l'ambasciatore Vincenzo Grassi, ha dato appunto al titolo di quest'anno 7 giugno. Noi ci impegneremo su questo tema, abbiamo in programma anche un volume a breve su questo tema. Ma siamo sicuri che dalla conferenza del commissario Andriukaitis ci verrà un grande contributo a lavorare e a studiare in questa direzione. Sì, perché lo vedrete, se qualcuno l'ha già visto dalle interviste, il commissario Andriukaitis non ha perso né entusiasmo né fiducia in Europa e porta il suo entusiasmo nel suo compito. E credo che Firenze lo accogliamo molto e molto volentieri, perché Firenze è una delle città europee per l'eccellenza, non a caso ospita anche l'Istituto Universitario Europeo,
ma proprio perché vogliamo attivare un dialogo a tutto tondo in Europa, anche fra le aree che sembrano più distanti o dall'altra, come quella mediterranea e quella baltica, e vogliamo attivare un vero dibattito europeo. So che il commissario è impegnato proprio in questi dialoghi con l'opinione pubblica, credo che la Commissione debba sentire fino in fondo questa sfida. Oggi siamo di fronte a uno scontento e un distacco estremamente pericoloso, e questo contento e questo distacco non basta scomunicarlo, bisogna creare le condizioni per superarlo concretamente nei fatti e nelle iniziative. È per questo che l'abbiamo invitato a Firenze, lo ringraziamo di essere qui. Però, prima di dargli, potete fare un applauso. Dare al commissario la parola, abbiamo qui l'onore di avere la rappresentante in Italia della Commissione Europea, cioè una sorta di ambasciatore della Commissione Europea, che sta a Roma ovviamente, la sua sede a Roma, beh, una fiorentina, Beatrice Coasi. Buongiorno a tutti. Do solo un saluto perché è chiaramente una gioia per me essere a Firenze, è una gioia aver accettato l'invito di Baldo Spini e ancor più essere qui col commissario Andriukaitis che ci porterà appunto la sua esperienza e il suo entusiasmo europeista. Mi limito solo a dire che questa iniziativa della Fondazione Rosselli ben si colloca in tutto il dibattito che abbiamo lanciato anche in Italia sul futuro dell'Europa, inclusa la consultazione online che la Commissione ha lanciato da poco, e soprattutto sottolineare, e questo è un po' diciamo quello che cerchiamo di trasmettere sempre, il fatto che stiamo vivendo un momento storico proprio definente, cioè un momento storico non banale, epocale, che ci deve vedere tutti protagonisti e soprattutto ci deve vedere tutti molto coscienti nelle scelte che verranno fatte sul futuro dell'Europa anche in questo paese. Noi qui siamo in prima linea, cerchiamo di dare il nostro contributo, chiaramente quando ci sono i commissari nel paese è un'occasione grande perché ci fanno sentire quanto Bruxelles siamo noi e loro siano parte anche dell'Italia, siamo tutti parte di uno stesso sistema. Grazie ancora e a presto. Io saluto tutti, ma vorrei fare due saluti in particolare la dottoressa Chiti Batelli che rappresenta la prefettura, e vorrei anche spezzare una lancia, l'abbiamo fatta anche accogliendo il commissario, per l'Istituto Universitario Europeo. Voi sapete che in Europa non c'è niente che assomigli alle altre cose, ogni cosa è un unico. Quindi l'Università Europea non è frutto della Commissione o delle istituzioni comunitarie, ma un accordo fra governi. E fra questi governi al momento la Lituania manca. So che Andriukaitis è sicuramente favorevole, ma speriamo che si faccia anche ambasciatore di questa esigenza, di questa opportunità che anche la Lituania entri nella government dell'Istituto Universitario Europeo. Grazie, saluti a tutti e adesso do la parola al commissario, però prima facciamo un referendum, non di quelli del sabato domenica. Noi possiamo avere una traduzione frase per frase del commissario, a meno che non la riteniate superflua e vogliate una traduzione finale, cosa dice il pubblico? Frase per frase. No, alla fine. Parlare in inglese. Può parlare in inglese e poi alla fine la dottoressa. Però è lunghissimo il discorso. Insomma, fare dei pezzi e poi lei. Fare dei pezzi consistenti e poi lei cadere. La parola al commissario Viviani Santuario. Establishing constitution for Europe. At that time, we've been back. Yes. Colleagues, ladies and gentlemen, like-minded people, I think. It is a great moment today in my life to speak in front of Fondazione and Circolo Rosselli. È un grande momento oggi nella mia vita parlare davanti a questo pubblico della Fondazione Circolo Rosselli. I'm happy to be here as a European citizen and as a European commissioner.
quanto lituano cittadino dell'Unione Europea e come commissario dell'Unione Europea. And I'm here because I understand the inspiration in which brothers travel and never live their lives. Sono qui perché capisco l'ispirazione nella quale i fratelli Carlo e Nello hanno vissuto le loro vite. Parliamentarian liberalism is a method and socialism is an aim. Liberalismo parlamentare è un metodo e il socialismo è uno scopo. That was Carlo Rosselli's alternative thinking for the Italian fascism, Hitler's Nazism, in Germany and for the Soviet Union, Stalinism, Leninism, all of them deeply rooted in 1935 Europe. Questo è il pensiero di Carlo Rosselli, il pensiero alternativo, pensando al fascismo italiano, al nazismo di Hitler in Germania, al stalinismo sovietico, stalinismo-leninismo, tutti questi radicati profondamente nell'Europa del 1935. Human rights and fundamental freedoms of individuals, democratically established by structural reforms, allowing building a socialism. The Brothers Rosselli program in 1930s, 1937 cost them their lives. As everyone knows, they were killed by Kogolars. I diritti umani e le libertà fondamentali degli individui stabiliti democraticamente, stabilendo queste riforme strutturali che permetteva la costruzione del socialismo. Il programma dei fratelli Rosselli nel 1930-37 gli è costato la loro vita. Come tutti sapranno, sono stati uccisi dai Kogolar. So already in the fourth decade of the last century, ideas of parliamentarian democracy, rule of law, social justice, and solidarity were deeply reflected, but not broadly shared. Quindi già nel quarto decennio dell'ultimo secolo, idee della democrazia parlamentare, il diritto di legge, la giustizia sociale, la solidarietà, erano già profondamente riflettute nella ma non condivisi da tutti. 100 years passed by, but these issues are still very pertinent. Sono passati 100 anni da allora, ma queste questioni sono ancora pertinenti. Shifting generations, changes in societies, in economies and technologies, changes in geopolitics in 100 years put forward a new challenges and European nations face new reality. Quindi il cambiamento generazionale e cambiamenti nelle società e questi cambiamenti geopolitici in 100 anni hanno portato avanti nuove sfide, ma l'economia e la tecnologia, le idee le nazioni europee devono affrontare nuove realtà. E questo progetto europeo è sempre molto importante e in via di sviluppo. And an EU project is always in development. It was from the beginning, and it was in 2002 and 2004, and it is now. We always confront with new crises and always search for new solutions. Ancora in sviluppo, lo era già all'inizio, lo era nel 2002-2004 e lo è adesso. Abbiamo sempre davanti nuove crisi e cerchiamo sempre nuove soluzioni. It's nothing new, assessing today's situation. Non è niente di nuovo che se si guarda la situazione odierna. That's why today again we are discussing about the present and the future of the European Union. EU is once again in crossroads and the European Commission knows that. Ed è per questo oggi che stiamo a parlare del presente e del futuro dell'Unione Europea. E l'Unione Europea è ancora una volta a una crocevia e la Commissione Europea ne è cosciente. And it is an honor to present to you today on the future of EU and the proposals of the Commission. This is a vast topic,
to cover, and in order to peer into the future of the EU, we need to reflect upon the past. Let's start from the middle of 20th century. Ed è un onore per me presentarvi oggi, parlarvi del futuro dell'Unione Europea e delle proposte della Commissione. È un argomento vastissimo da coprire e per poter dare uno sguardo verso il futuro dell'Unione Europea abbiamo bisogno di riflettere sul passato. Iniziamo dunque dall'inizio del XX secolo. On the 8th of, and 9th of May in 1941, Mussolini's fascistic dictatorship and Hitler's Nazi bestiality were shattered. A bit later, Japan's militaristic empire capitulated. L'8 e 9 maggio del 1945, la dittatura fascista di Mussolini e la bestialità nazista di Hitler sono stati mandati in frantumi. Poco dopo l'impero del Giappone è stato distrutto. Unfortunately, by crushing these powers, Western democracy was obliged to join forces with Stalinist totalitarianism, who linked his victory against Mussolini and Hitler with his own regime's outspreading in Middle and Eastern Europe. Fortunatamente, distruggendo questi poteri, schiacciando questi poteri, la democrazia occidentale fu obbligata a unirsi con il totalitarismo di Stalin, che aveva legato la sua vittoria contro Mussolini e Hitler alla disseminazione del suo regime nell'Europa centrale e dell'Est. In the post-war Europe, Stalin's dictatorship, socialism together with numerous military forces started spreading Stalin's revolutionary ideas all around the world. Western democracies, led by USA, gathered into the NATO bloc on the 4th of April in 1949. But this defense union couldn't answer the questions on how should Europe's economic, social, and cultural life be changed on the strengths of democratic pluralistic principle. That could not be thought using Marshall Plan NATO. Nell'Europa post-bellica, il socialismo di Stalin, la dittatura socialista di Stalin, insieme a molte forze militari, hanno cominciato a disseminare le idee rivoluzionarie di Stalin in tutto il mondo. E le democrazie occidentali, condotte dagli Stati Uniti insieme al blocco NATO, il 4 aprile del 1949. Ma questa unione difensiva non poteva rispondere alla domanda su come la vita economica, sociale e culturale dell'Europa dovesse cambiare in base ad un principio pluralistico democratico. Questo non poteva essere trovato usando neanche il piano Marshall. We shouldn't forget that in 1949, not only Soviet Stalinism in the Middle and Eastern Europe, but also fascistic Franco and Salazar dictatorship remained alive. Non dobbiamo dimenticare che nel 1949 non soltanto lo stalinismo sovietico nell'Europa centrale e dell'Est, ma anche quello fascista di Franco e Salazar, e queste dittature, anche loro erano rimaste vive. Here I would like to draw your attention on the Altieri Spinelli and Ernesto Rossi publication, Ventotene Manifesto, officially called for a free and united Europe, a draft manifesto, published in 1941. They declare an obligation to Europe to start the united process based on democratic values. Mussolini's fascistic regime could not break it. But later, democratic ideas of consolidated Western Europe found their place in the minds of the European politicians. Qui vorrei attirare la vostra attenzione alla pubblicazione di Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, Ventotene Manifesto, ufficialmente nominato per un'Europa libera e unita, una bozza di manifesto, pubblicato nel 1941. Hanno dichiarato l'obbligo all'Europa di iniziare a unirsi un processo di unificazione basato su valori democratici.
il regime fascista di Mussolini non poteva distruggerlo, ma più tardi delle idee democratiche di un'Europa occidentale consolidata ha trovato il loro posto nelle menti dei politici europei. Winston Churchill mentioned the possibility to be united during his Iron Curtain speech in Fulton. He noted the division of the European continent into separate camps. Finally, the real start to the United Euro process was given by Robert Schuman on 9th of May of 1950, starting from 1948. While being the Minister of Foreign Affairs in France, he actively supported the idea to create a supranational European Union based on human rights and freedoms, pursuing the democratic principles. Quindi Winston Churchill ha menzionato la possibilità di essere uniti durante il suo discorso della Cortina di Ferro a Fulton. Aveva percepito la divisione del continente europeo in campi divisi. Dal vero inizio del processo dell'Europa Unita è stato dato da Robert Schuman il 9 maggio del 1950. Iniziando dal 1948, mentre era ministro degli affari esteri in Francia, attivamente diede il suo sostegno all'idea di creare una Unione Europea sovranazionale basata sui diritti umani e libertà umane, seguendo dei principi democratici. Robert Schuman developed this concept with Jean Monnet, who became the president of the High Authority of the European Coal and Steel Community. Robert Schuman ha sviluppato questo concetto insieme a Jean Monnet, che poi divenne presidente dell'autorità europea del carbone e dell'acciaio. On the 18th of April 1951, six founding countries, Belgium, France, Germany, Italy, Luxembourg and the Netherlands united to form the European Coal and Steel Community. They united economically and politically in order to secure democracy, human rights and lasting peace. Il 18 di aprile del 1951, sei nazioni fondatrici, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e i Paesi Bassi, si sono uniti per formare la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Si sono uniti economicamente e politicamente in modo da assicurare la democrazia, i diritti umani e una pace durevole. Socialist Paul-Henri Spaak became the first president of the Common Assembly of the European Coal and Steel Community. He was also the president of the European Movement International. Il socialista Paul-Henri Spaak divenne il primo presidente dell'Assemblea della Comunità del Carbone e dell'Acciaio. Era anche presidente del Movimento Europeo Internazionale. The proposed the Treaty of Rome to create the European Union Economic Community or Common Market in 1957. The following decade brought economic growth, social change and enlargement, with Denmark, Ireland and UK joining in 1973, from 1951 till 1973. That is long way building Europe, building European Community. Questo è andato avanti, ha progredito finché non si è creato il Trattato di Roma per la creazione della Comunità Economica Europea o Mercato Comune nel 1957. Il decennio successivo ha portato a un cambiamento economico, cambiamenti sociali e l'allargamento con la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito che si sono uniti nel 1973. The European Union regional policy transferred large sums of money for job creation and infrastructure in poorer areas, and the EU adopted laws for environmental protection. We then had further enlargement after the collapse of Franco and Salazar dictatorship and the regime of the colonials in Greece in the 1980s, with Greece, Spain and Portugal joining. La politica regionale europea ha trasferito la vaste somme di denaro per la creazione di impieghi e infrastruttura verso le aree più povere. L'Unione Europea ha adottato delle leggi per la protezione ambientale. Poi avevamo un ulteriore allargamento dopo il collasso del
dittature di Franco e di Salazar e il regime dei, dei colonnelli in Grecia degli anni 80, con l'adesione della Grecia, della Spagna e del Portogallo. Stalin saw his socialism was operating in one-party dictatorship trying to ensure minimalistic social requirements, common forced employment and planned economy. Il socialismo sovietico di Stalin operava una dittatura con un unico partito, cercando di garantire dei requisiti minimi, minimalistici sociali, impiego forzato e un'economia pianificata. It couldn't become an alternative to the Western Europe concept based on social market and welfare state. Communism survived long-lasting stagnation and crisis. Nevertheless, there are no doubts that its claims to advance social systems influence European communities to seek an active social and economic market concept. Non poteva diventare un'alternativa al concetto dell'Europa occidentale basato sul mercato sociale e lo stato assistenziale. Il comunismo è sopravvissuto a una stagnazione di lunga durata ed ad una crisi. Nonostante questo, ci sono dubbi che le sue pretese di avere un sistema sociale avanzato abbia influenzato le comunità europee a cercare un concetto di mercato sociale ed economico attivo. Welfare state created by European communities won in this competition. Neither did Nikita Khrushchev's or nor Mikhail Gorbachev's attempts to influence Soviet system with democratic approaches give a result. While ускорение, гласность и перестройка gave an incredible result, the collapse of the Soviet Union avoided massive military conflicts. It was a much more successful process than Yugoslavia's breakup, which resulted in the death of 140,000 people and left deep scars in the memory of its population. Lo Stato assistenziale creato dalle comunità europee ha vinto in questa gara. Né il disgelo di Nikita Khrushchev né gli tentativi di Mikhail Gorbachev di influenzare il sistema sovietico con approcci democratici ha fornito un risultato, mentre l'uscorenie, glasnost e perestroika ha fornito un risultato incredibile, il collasso dell'Unione Sovietica, con ciò evitando dei conflitti militari massivi. E fu un processo molto più di successo che la distruzione della Jugoslavia, che ha portato alla morte di 140.000 persone e ha lasciato delle ferite profonde nella memoria del suo popolo. Moving into the 1990s, the collapse of communism in Central and Eastern Europe led to Europeans becoming closer neighbors. And then, thanks to attempts of Jacques Delors and to the Treaty of Maastricht in 1993, the single market is completed with the four freedoms of movement, of goods, services, people and money. Topics such as social Europe, environment, security and defense became more of a concern for Europeans. Andando verso gli anni 1990, il collasso del comunismo dell'Europa centrale e orientale ha portato agli europei, ha fatto sì che gli europei divenissero dei vicini, cioè si sentissero più vicini. E poi grazie ai tentativi di Jacques Delors e il Trattato di Maastricht nel 1993, il mercato unico viene completato con le quattro libertà di movimento, beni, servizi, persone e denaro. Argomenti del tipo Europa sociale, l'ambiente, la sicurezza, la difesa, sono diventati una preoccupazione comune per gli europei. There was further enlargement in Finland, Austria and Sweden,
Greece, then we have free movement of people with a Schengen agreement, and millions of young people study in other countries with EU support. The Copenhagen criteria, defining whether a country is eligible to join the European Union, facilitated greater enlargement in 2000, with 10 new countries joining the EU in 2004, thus healing political divisions between East and West Europe. Ci fu un ulteriore allargamento con l'arrivo della Finlandia, l'Austria e la Svezia. Avevamo allora un movimento più libero di persone con l'accordo di Schengen e milioni di giovani studiano in altri paesi con il sostegno dell'Unione Europea. I criteri di Copenaghen, che definiscono se un paese può o no unirsi all'Unione Europea, ha facilitato un maggiore allargamento negli anni 2000. Con l'adesione di 10 nuovi paesi nel 2004. Così ha sanato delle divisioni politiche tra l'Europa dell'Est e dell'Ovest. These 10 countries span Central and Eastern Europe as well as 2,000 countries: Czech Republic, Cyprus, Malta, Hungary, Poland, Slovenia, Slovakia, Estonia, Latvia, and Hungary. The debate at the time was centered on a multitude of topics, namely the process of complete transformation of many of the 10 countries' political, economic, social systems from communist centralism to a more regionalized form of government. Questi 10 paesi erano nel centro dell'est dell'Europa e anche due nel sud dell'Europa. La Repubblica Ceca, Cipro, Malta, Ungheria, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Estonia, Lettonia e Latvia, Lituania. Il dibattito all'epoca si basava su molti argomenti, soprattutto il processo di una trasformazione completa di molti dei sistemi politici, economici e sociali dei 10 paesi. Dal centralismo comunista a una forma più regionale di governo. Minority rights were also discussed due to regulation not being equivalent to other EU countries. Baltic states were noted to have made strenuous efforts with this despite some criticism at times. I diritti delle minoranze sono stati anche discussi dovuto al regolamento che non era equivalente in altri paesi dell'Europa. Gli stati baltici, è stato visto che gli stati baltici hanno fatto degli sforzi enormi con questo, in questa direzione, nonostante alcune critiche a volte. Another problem area was common agricultural policy, food agroindustry and food safety, which actually formed part of my current portfolio as EU commissioner. Modernization of food processing establishments and their supervision for the protection of public health were highlighted in order for products to reach the standards for the internal market. Un'altra area di problematica era la politica agricola comune, l'agroindustria e la sicurezza alimentare, che fa parte del mio portfolio attuale come commissario europeo. La modernizzazione degli stabilimenti per il trattamento degli alimenti e la loro supervisione per la protezione della salute pubblica sono stati enfatizzati in modo che i prodotti possano raggiungere gli standard per il mercato interno. Despite all the efforts, unfortunately, some types of radicalism, nationalism and populist media exist and were often racist in nature. Of course, it existed also an opposition to EU project and tendency of member states to be protectionistic. More and more member states choose to introduce restrictions to workers from new member states. Nonostante tutte le riforme, sfortunatamente alcuni tipi di radicalismo, nazionalismo e media populisti esistevano ed erano anche razzisti di natura. Naturalmente c'era anche un'opposizione al progetto europeo e una tendenza degli stati membri di essere protezionisti. Molti stati hanno scelto di introdurre delle restrizioni contro i lavoratori dai nuovi stati membri.
which such an expanding union, including many former communist countries, you can imagine the call for the forum to represent a new EU and plan for the future. This debate was officially announced at Nice in December 2000. The Convention on the Future of Europe was set up with the idea to create a public forum for discussion on reform for the treaties upon which all EU activities were based. Con questa unione più allargata, incluso molti dei ex paesi comunisti, potete immaginare questo appello per la riforma a rappresentare una nuova Unione Europea e un piano per il futuro. Tale dibattito è stato annunciato ufficialmente a Nizza nel dicembre del 2000. La Convenzione sul futuro dell'Europa è stato stabilito con l'idea di creare un forum pubblico per la discussione sulla riforma dei trattati sulle quali tutte le attività europee erano basate. We cannot forget that previous experience from the first convention was taken into account. Then, during the first convention, the Charter of Fundamental Rights of the European Union was prepared. That is why it was decided to call the second convention on the future of Europe. In the Laeken Declaration, it was given the mandate to this convention after the first huge enlargement of the EU to analyze institutional and other issues related with the future of the EU. Non dobbiamo dimenticare quell'esperienza precedente dalla prima convenzione che è stata presa in considerazione. Poi, durante la prima convenzione, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea è stata preparata ed è per questo che fu deciso di chiamarlo la seconda convenzione sul futuro dell'Europa. Nella dichiarazione di Laeken fu dato il mandato a questa convenzione dopo un enorme allargamento dell'Unione Europea per analizzare questioni istituzionali e di altra natura in relazione al futuro dell'Unione Europea. Valdo Spini and I, we both remember this year spent in Brussels, this preparation of new treaty establishing constitutions for Europe. We both can witness the overall European Union enthusiasm and optimistic atmosphere that was surrounding us. Io e Valdo Spini, entrambi, ricordiamo quegli anni passati a Bruxelles in preparazione del nuovo trattato che stabiliva la Costituzione per l'Europa. Possiamo dare la nostra testimonianza dell'entusiasmo europeo e l'atmosfera ottimistica che ci circondava. Tutti volevano un'Europa più forte, un metodo comunitario più democratico e controllo del metodo intergovernamentale e una democrazia diretta più forte. If we would compare the European Parliament in 2002 and in 2017, the difference is huge. In today's European Parliament you can even find different Eurosceptical political factions directly agitating against the EU project. The situation in 2002 was absolutely very different. We have only few Eurosceptics. Our convention members won their speeches, and it looks like something strange. Vogliamo comparare il Parlamento europeo del 2002 e quello del 2017, la differenza è enorme. Nel Parlamento europeo di oggi possiamo trovare delle frazioni, delle divisioni politiche, dei euroscettici che si agitano direttamente contro il progetto europeo. Ma la situazione nel 2002 era molto diversa. Five major agenda items for the convention were identified: the division of legal competences between the EU and member states, simplification and revision of EU legislative instruments, improved democracy, transparency and efficiency, and possible restructuring of treaties, including incorporation of the Charter of Fundamental Rights. Quindi cinque questioni sull'agenda sull'agenda per la convenzione sono stati identificati: la divisione delle competenze legali tra l'Unione Europea e gli Stati membri, la semplificazione e la revisione degli strumenti legislativi europei, una democrazia migliorata, una trasparenza, un'efficienza
efficienza e possibilità di ristrutturare i trattati, compreso l'incorporazione di una carta di diritti fondamentali. Governance and modernization of both the EU institutions was a priority and one in which helped shape the EU today. Criticism against the Council and perceived secrecy led to improvement by making public access to Council documents, along with Council debates on acts to be adopted by co-decision procedure to be open to the public during initial and final stages. La governance e la modernizzazione delle istituzioni europee era una priorità e uno in cui che ha aiutato a formare, a plasmare l'Unione Europea di oggi. Le critiche contro il Consiglio e una segretezza percepita ha portato ad un miglioramento del rendere pubblico, permettere il pubblico accesso ai documenti del Consiglio, insieme ai dibattiti del Consiglio su atti da leggi da adottare e procedure di codecisione che doveva essere aperta al pubblico durante le fasi iniziali e finali. The European Commission, at that time, was President Romano Prodi, sought to secure greater public participation in the development of EU policies and public consultation documents. The European Commission proposed its own so-called Penelope project of treaty changes. Finally, any natural or legal person could now take a case to the European Court of Justice. La Commissione europea, a quell'epoca presieduta da Romano Prodi, ha cercato di assicurare una partecipazione maggiore del pubblico nello sviluppo delle politiche europee e dei documenti di consultazione pubblici. La Commissione europea ha proposto il proprio progetto Penelope. Per i cambiamenti, per cambiare il trattato. Infine, qualsiasi persona naturale o legale poteva adesso portare un caso davanti alla Corte Europea di Giustizia. You remember, the ratification of the treaty was well done. 18 countries ratified. Unfortunately, the French and Dutch rejected in a referendum the treaty establishing a constitution for Europe. Many populists claim this was the beginning of the end of the European Union. Vi ricordate che è stato fatto bene, 18 paesi hanno provato e quindi è stato fatto bene, ma questo dicono che fu l'inizio di un movimento populista per mettere in questione l'Unione Europea. But why was it rejected? In France, the reason were less connected with the treaty itself than a fear of loss of sovereignty. Immigration and the relocation of firms to European countries, not to third countries, where the workforce is cheaper. Perché è stato rifiutato? In Francia i motivi erano meno collegati col trattato stesso che ad una paura di perdita di sovranità, di immigrazione e rilocazione di aziende nei paesi europei dove la forza lavoro è più buon mercato. Unfortunately, relocation of firms goes into China, into Vietnam, into different parts of world, but not into Eastern or Central European countries. I can you show examples? Absolutely, Christophe. Questo spostamento va verso la Cina, verso il Vietnam, ma non verso i paesi dell'Europa dell'Est o del Centro Europa. With successive European treaties, many French citizens began to regard the EU as a web of institutions and regulations removed from their national concerns. Many voters believed more and more decisions were taken away from the bureaucrats in Brussels, meaning French politicians were giving up their power to the EU. Con la successione dei trattati europei, molti cittadini francesi cominciarono a vedere l'Unione Europea come una specie di rete di istituzioni e regolamenti lontani dalle loro preoccupazioni nazionali. Molti degli elettori vedevano sempre di più che le decisioni venivano tolte da loro, dall'Europa, a Bruxelles.
voleva dire che i politici francesi rinunciavano al loro potere e lo concedevano all'Unione Europea. If you look at the rhetorics of UKIP leaders, or I heard from one guy 2 days ago that the Eurocrats are not ready to regulate something. I will tell you, I am not Eurocrat. I never was Eurocrat. I am doctor, I am elected people, but I never belong to Eurocrats. Sorry, guys. It is a simple example that those arguments were used in 2004. Avete sentito dalla retorica dell'UKIP che parla di UKIP, che parla degli eurocrati che non sono pronti a regolare le situazioni. Scusate, ma io sono un medico, non un eurocrate, e questo è un punto importante, e questi argomenti sono stati usati nel 2004. Another reason was a rejection of new member states. French voters were never consulted on the enlargement of the EU to new member states, and so rejecting the treaty was a way to demonstrate their discontent at not being consulted, and particularly on the prospective of the entry of Eastern European countries to the EU. Un altro motivo fu il rifiuto dei nuovi stati membri. Gli elettori francesi non sono mai stati consultati sull'allargamento dell'Unione Europea verso i nuovi Stati membri, e quindi rifiutare il trattato è un modo loro per mostrare il loro scontento al fatto di non essere stati consultati, e in particolare la prospettiva dell'entrata dei paesi dell'Est Europa all'Unione Europea. A fear for a massive wave of immigration from these countries was perceived as a threat. These workers would work for cheaper. The rhetoric of the Polish plumber coming to steal French jobs was all too common. There was a fear that firms would relocate to their cheaper Eastern neighbors, despite two of the founding countries of the EU rejecting the EU constitution, Lithuania, for example, voted by a large majority to support it, thus sending a message from the new Europe to the old that the approval process must continue. Una paura di una ondata massiccia di migrazione da questi paesi fu percepita come una minaccia. Questi lavoratori potevano lavorare al primo mercato. La retorica dell'idraulico polacco che veniva a rubare il lavoro ai francesi è una cosa comune. C'era anche una paura che le aziende si sposterebbero verso i paesi dove costava meno il lavoro nell'Europa dell'Est. Nonostante il fatto che due dei paesi fondatori dell'Unione Europea hanno rifiutato la Costituzione Europea, la Lituania ha votato con a larga maggioranza a sostegno di esso. Così mandava un messaggio alla nuova Europa, dalla nuova Europa alla vecchia Europa, che questo processo di approvazione doveva continuare. The Lisbon Treaty was born out of the failure of the approval of the treaty establishing the Constitution for Europe. It intended to reform the functioning of the EU following enlargement. Key changes included the creation of a high representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, responsible for the EU Common Foreign and Defence Policy. The high representative would be supported by a European External Action Service. Also, a full-time European Council President was created, and changes to the weighting of votes by member states were made. Il Trattato di Lisbona nasce dal fallimento di approvare il trattato che stabilisce la Costituzione per l'Europa. Lo scopo era di riformare il funzionamento dell'Unione Europea a seguito dell'allargamento. Dei cambiamenti importanti comprendevano la creazione di un altro rappresentante dell'Unione per le questioni sociali e la politica di sicurezza, responsabile per le politiche estere e difesa dell'Unione Europea.
l'altro rappresentante sarebbe sostenuto da un servizio di azione esterna per l'Europa. Anche un presidente del Consiglio europeo a pieno tempo è stato creato e cambiamenti nel peso dei voti dei Stati membri è stato deciso. The last enlargement saw Bulgaria and Romania in 2007, and then Croatia in 2013 joined the European Union. The EU is popular within these three countries, with Romania one of the highest in the bloc of trustworthiness in the EU. L'ultimo allargamento ha visto la Bulgaria e la Romania nel 2007 e poi la Croazia nel 2013 che si sono unite all'Unione Europea. L'Unione Europea è popolare all'interno di questi tre paesi, con Romania uno dei più alti nel blocco in termini di responsabilità all'interno dell'Unione Europea. All three countries want to join Schengen now. And the majority of people in those countries are in favor of adopting the euro now, as you see, opposite process. Tutti questi tre paesi ora vogliono unirsi al patto di Schengen e la maggioranza delle persone, degli abitanti di quei paesi sono a favore di adottare l'euro. Despite the removal of restrictions being placed on Bulgaria and Romania, the right to work within the UK and Switzerland 2014 and 2016 respectively, they still have not joined the Schengen. Also, much progress has been noted in the criteria to join. Additional concerns exist regarding more independence for courts, combating cross-border crime and corruption needed to be improved. Nonostante la rimozione della restrizione che esisteva sulla Bulgaria e la Romania, il diritto di lavorare all'interno del Regno Unito e la Svizzera nel 2014 e 2016 rispettivamente, ancora non hanno aderito allo Schengen, anche se molti progressi sono stati fatti nei criteri per aderire. Ulteriori preoccupazioni esistono riguardo all'indipendenza per i tribunali, combattere i crimini internazionali attraverso le frontiere e della corruzione. Tutti questi hanno bisogno di essere migliorati. Despite the Lisbon Treaty transferring most of ideas from the Convention for Europe, it is weaker. And we realized that in the face of financial crisis, unregulated globalization, industry elevation to third countries, and a very significant global financial crisis happened that put several countries, EU countries, into crisis, especially five in southern part, and now we see that this one treaty was really needed. Nonostante il fatto che il trattato di ha trasferito la maggioranza delle idee della Convenzione dell'Europa è più debole adesso. Ci siamo accorti che vista la crisi finanziaria, una globalizzazione non regolata, un aumento delle industrie portato verso i paesi terzi e questo And a very significant global financial crisis. Sì, questa crisi finanziaria globale importante è successo che ha portato alla crisi in vari paesi dell'Unione Europea. And it shows that this conflict was really weak, but has those issues. Questo mostra che il Trattato di Lisbona è stato veramente molto grande, molto importante. Greece has been particularly affected by the crisis. This austerity impactful on everyday life, while the threat of a Brexit might have been seen by many as more realistic than that of another EU country, along came Britain with Brexit. La Grecia è stata colpita in modo particolare dalla crisi, con l'austerità che ha avuto un impatto nella vita quotidiana di tutti, con la minaccia del Brexit, poteva sembrare più realistica rispetto a quello di un altro paese dell'Unione Europea, è arrivata la Gran Bretagna con il Brexit. Brexit is deeply regrettable,
and there is no added value to it. That said, the decision was taken in a democratic vote, and we therefore must respect it. I have spoken before about my thoughts on Brexit. I spoke about how many voters will have been influenced by lies spread by some representatives of the Leave campaign. Ci rincresce molto il fatto del Brexit e non vi è nessun valore aggiunto. Detto questo, la decisione è stata presa con un voto democratico e quindi dobbiamo rispettarlo. Ho già parlato del mio pensiero sul Brexit. Ho parlato di quanti voti magari sono stati influenzati dalle bugie divulgate da alcuni rappresentanti della campagna di Leave, lasciare. There have been years of certain media in the UK with made up stories on the horrors of the EU. This disinformation only encouraged anti-EU sentiment in a difficult economic period with reduced living standards, difficult because of global financial crisis, because unregulated globalization, a lot of smuggling and so on and so on. But despite those real issues, some media guys blame EU. Ci sono stati anni da parte di certi media nel Regno Unito che hanno inventato delle storie degli errori dell'Unione Europea. Questa disinformazione ha soltanto incoraggiato un sentimento anti-europeo, un periodo difficile per l'economia che, dove ci sono stati tenori di vita più bassi, e questa è una crisi globale. Nigel Farage is a typical example of those who are using what they wish, sending messages to people and lying directly. Nigel Farage è un esempio lampante di una persona che manda messaggi alle persone direttamente online. And of course, then social media and possibilities to disseminate those issues immediately plays enormous influence today. Social media hanno un'influenza enorme oggi. What Brexit provides to me is that the UK is like the rest of Europe, changing. As I have already mentioned, a composition of the current European Parliament shows changing proportions in different political atmosphere. Those who were strong 50 years ago, those as Spinelli, as People's Park, as Schumann, and those leaders, they were strong. They started to build EU 50 years ago. Social Democrats, EPP, Liberals, a little bit later also Greens. Today they are in much weaker positions. Today we have, for example, Europe of Nations, and Freedom Group, and UKIP's anti-Europeans in the European Parliament, French National Front. I am asking myself, what does this group mean? Quello che Brexit ha provato, mi ha mostrato, è che il Regno Unito è come il resto dell'Europa, in cambiamento, sta cambiando. Come ho già detto, una composizione del Parlamento Europeo attuale fa vedere le proporzioni che cambiano in un'atmosfera politica diversa. Quelli che erano forti 50 anni fa, i democratici sociali, i liberali, i liberali e democratici, più tardi anche i verdi, oggi si trovano in una posizione più debole, molto più debole. Oggi abbiamo per esempio l'Europa delle Nazioni e il gruppo della libertà e UKIP's e gli anti-europei all'interno del Parlamento europeo. Io mi domando che cosa significa questo gruppo? Today, intergovernmental method backing in the European Council by member states is stronger. And we can see efforts to reduce community method influence, which is so much important, addressing common issues everywhere. I am concerned about Italy's, Hungary's, Austria's and Poland's situation. I heard a lot of rumors in those days about Italian debates.
The overall feeling in the EU is not positive compared to 2002. It is dangerous for the European Union project, nationalistic, so-called the Europe of Nations rhetoric is coming on the stage. It is a dishonest behavior to use such sensitive topics like social inequality, social dumping, all the difficulties related with globalization process, trying to devalue EU role in the EU citizens' life. Oggi il metodo intergovernamentale di dare appoggio al Consiglio europeo è più forte. Possiamo vedere gli sforzi per ridurre l'influenza del metodo comunitario. Io mi preoccupo per la situazione in Italia, Ungheria, Austria e Polonia. Il sentimento maggiore dell'Unione Europea non è positivo in confronto al 2002, è pericoloso per il progetto nazionalistico europeo. Nazionalistic, the European of Nations, idea, European of Nations, okay. Rhetoric. L'idea dell'Europa delle Nazioni, questa retorica, viene avanti. È un comportamento disonesto usare questi argomenti sensibili come l'eguaglianza sociale, il social dumping, tutte le questioni correlate con il processo di globalizzazione, cercare di svalutare il ruolo europeo nella vita dei cittadini europei. And idea of federalization, in similarity of United States of America or Germany, is also presented and treated too directly, not in the right way. Not in the way of supranational subsidiarity-based alliance of states and not using the rights arguments. L'idea del federalismo, molto simile agli Stati Uniti o alla Germania, viene presentata in maniera troppo diretta e not in the right way. Non nella maniera giusta e non usando i discorsi giusti. Not in a way of supranational subsidiarity based alliance of states. Quindi una sussidiarietà internazionale basata su un'alleanza su una stati. Social injustice and inequality is present today in Europe, everywhere, and across the world, and creates precarious societies. If I can be more specific, I can describe this through the lens of my own portfolio, health. L'ingiustizia sociale e l'ineguaglianza sono presenti oggi in Europa e in tutto il mondo. Crea una situazione precaria nelle società. Voglio essere più specifico. Posso descrivere questo concetto attraverso la lente del mio proprio portfolio, la salute. I was a medical doctor. I have practiced as a cardiac surgeon for many years. For my first days as a doctor, I saw the uneven distribution of health. Health as social, mental and physical well-being of every individual. The fact is that people with higher education, better jobs and higher income enjoy better health, behave in healthier ways and live longer than those for disadvantaged groups. And it is fact. Io ero un medico e ho esercitato qua come chirurgo in cardiologia per molti anni. Sin dai miei primi giorni come medico ho visto la distribuzione inuguale della sanità, della salute. Il fatto è che ci sono persone con migliore istruzione, impieghi migliori, un reddito superiore e che possono avere accesso ad una salute migliore e comportarsi in maniere più salutari e vivere più a lungo rispetto a coloro nei gruppi svantaggiati. Health is for all, rich, poor, educated or not, employed or not, health is a basic right. To try to target the inequality, the EU has established a pillar of social rights now, which includes a timely access to affordable, preventive and curative health care of good quality
and workers' rights to a high level of protection of their health and safety at work. The EU is now supporting 17 countries with bilateral health programs through different structural funds. With euro 1.3 billion euro we dedicate to different programs, funds, infrastructure, hospitals and so on in last more or less 4 years. La salute è per tutti, i ricchi, i poveri, gli istruiti e non, quelli con un impiego, quelli senza. Il diritto, cioè la salute è un diritto, e per cercare di prendere di mira le ineguaglianze, l'Unione Europea ha stabilito un pilastro dei diritti sociali che comprende un accesso tempestivo a cure sanitarie che tutti si possono permettere per la prevenzione e la cura, e che sia di buona qualità. I lavoratori hanno diritto ad un alto livello di protezione della loro salute e la sicurezza al lavoro. L'Unione Europea in questo momento dà sostegno a 17 paesi con programmi bilaterali per la salute attraverso diversi fondi strutturali, spendendo 1,3 miliardi di euro. And it was first time in EU history when health was included in social pillar. È la prima volta nella storia dell'Unione Europea che la salute è stata compresa, è stata inclusa nel pilastro sociale. Inequality is broad and across the EU, income inequality has been rising in many member states. Unemployment is a factor of inequality in most EU countries, but in some cases, like in Bulgaria, Cyprus, Estonia, Lithuania, Latvia, the weak redistributive effect of taxes and benefits plays a key role. And now I hear in Italy you are discussing flat rate taxes. It's very strange. L'ineguaglianza è comune a tutti. L'ineguaglianza del reddito nell'Unione Europea è in aumento in molti Stati membri. La disoccupazione è un fattore di ineguaglianza in molti paesi europei, ma in alcuni paesi, in alcuni casi come Bulgaria, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, gli effetti deboli della redistribuzione delle tasse e dei benefici ha un ruolo chiave. And here in Italy you are discussing flat rates now. E qui in Italia si parla del flat rate. In other such as Greece, Spain, Portugal, high income inequality is a result of employment combined with an uneven distribution of market incomes. In altri paesi come la Grecia, Spagna e Portogallo, l'ineguaglianza del reddito è il risultato di una disoccupazione insieme ad una distribuzione diseguale dei redditi di mercato. Other impacts on income inequality that have been suggested are globalization and also industry and technology. Evidence to effect of globalization, however, is mixed, and rather how labor market institutions and policy makers respond can determine whether trade creates more or less inequality. Altri impatti sull'ineguaglianza del reddito che sono stati suggeriti sono la globalizzazione, ma anche l'industria e la tecnologia. Ci sono evidenze per l'effetto della globalizzazione, che comunque è mista, piuttosto come l'istituzione del mercato e l'istituzione del mercato del lavoro e i politici, come rispondono, e questo può determinare se il commercio crea più o meno ineguaglianza. Increases in technological change are positive for economic growth overall. Technological progress increases the spread of wages by rewarding high skills, particularly in sectors like information and communication technology. However, automation tends to disperse workers at lower and medium skills levels, leading to increasing technological change, increasing income inequality. Gli aumenti nel cambiamento tecnologico sono positivi,
per la crescita economica nel suo insieme. Il progresso tecnologico aumenta la diffusione di Esperanto wages, wages, wages. Sì, cioè che si spalmano gli stipendi, dando benefici a chi ha capacità più elevate, particolarmente in settori come nell'informazione, nell'informatica. Comunque l'automazione tende a disperdere i lavoratori che hanno livelli più bassi, livelli medi, e questo porta ad aumenti nel cambiamento tecnologico e che aumenta l'ineguaglianza del reddito. While technological advancement is one continuously changing topic, a very significant impact upon our society has been insecurity, migration and new war conflicts. Migration occurs as a result of many causes. Conflicts, repressions, economic disparity, demographic imbalances and of course climate change. Mentre il progresso tecnologico è un argomento in continuo cambiamento, un importante impatto sulla nostra società esiste e sta succedendo, è la migrazione e i conflitti a causa di nuove guerre. La migrazione avviene come risultato di molte cause, conflitti, repressione, questioni economiche, disparità, squilibri demografici e cambiamento climatico. The refugee crisis springing from the conflict in Syria and elsewhere is particularly poignant. The consequences of this human tragedy will reverberate across regions and generations. La crisi dei profughi che deriva dal conflitto in Siria e altrove è una questione particolarmente forte. Le conseguenze di questa tragedia umana avrà un riflesso attraverso le regioni e attraverso le generazioni. Nowadays, the EU is surrounding these military conflicts in the near neighborhood, Russian-Ukrainian conflicts, Syria, Yemen, Israeli-Palestine tensions, now especially once again Libya, etc., and it makes influence in people's mind. Oggigiorno l'Unione Europea è circondata da conflitti militari proprio vicini a noi, il conflitto russo-ucraino, Siria, Yemen, quello israeli e palestinesi, le tensioni lì, Libia, eccetera. E questo ha un'influenza su tutte le persone. Unfortunately, in the face of such sorrow and within our borders and with the forgetfulness that the EU has a long history as a continent shaped by migration, racism, nationalism and populism continue to threaten Europe's mentality, undermining credible enlargement and neighborhood policies, forthcoming migration and mobility policies, and even rule-based trade liberalization. Fortunatamente, davanti a questa triste situazione, ai nostri confini, all'interno dei nostri confini, e dimenticando che l'Unione Europea ha una lunga storia di un continente plasmato dalla migrazione, il razzismo, il nazionalismo e il populismo continuano a minacciare la mentalità europea, minando l'allargamento credibile e le politiche di vicinato. Una migrazione futura e le politiche per la mobilità, le politiche per la mobilità e anche una liberalizzazione di commercio basato sulle regole. Ladies and gentlemen, the future of the EU is about social justice, peace, solidarity and investing in areas where it is more efficient to act together, investing in people, be it in social security, research, migration or defense. But it was from the beginning of 20th century
It was at the end of 20th century, and it is now. It means that we can raise once again the question how we can move together addressing those challenges. Signore e signori, il futuro dell'Unione Europea parla della solidarietà sociale, la giustizia e la pace, e investire in aree dove sarebbe più efficiente agire insieme, sia nella ricerca sulla sicurezza sociale, la migrazione o la difesa. Nel contesto di tutto ciò che abbiamo, di cui abbiamo parlato, vorrei parlarvi di alcuni scenari per il futuro dell'Unione Europea. In this context of all we have discussed, I want to introduce some scenarios for the future of the EU. The first is related to migration. We are a union of solidarity. In 2016 alone, we offered asylum to three times as many refugees as the United States, Australia and Japan combined. And thanks to our proactivity and European approach, we were able to reduce arrivals to our shores by 63% in 2017, and it is a fact. Il primo scenario di cui voglio parlare è quello della migrazione. Siamo un'unione di solidarietà. Nel 2016 soltanto abbiamo offerto asilo a tre volte il numero di profughi che gli Stati Uniti, l'Australia e il Giappone insieme, grazie al nostro essere proattivi e al nostro approccio europeo, siamo stati in grado di ridurre gli arrivi sulle nostre rive per il 63% nel 2017. The Commission's agenda on migration aims to strengthen Europe's capability by assigning additional resources to its agents and to strengthening external border control and allocating much more bigger money. L'agenda della Commissione sulla migrazione mira a rafforzare le capacità dell'Europa assegnando risorse aggiuntive ai suoi agenti e rafforzando il controllo alle frontiere esterne. Challenges continue to pose a threat such as populism and racism, as well as under exploitation of mobility partnerships and visa facilitation between the EU and its partners, and insufficient synergy between migration, trade and development policy. That's where we see it. Le sfide continuano a essere una minaccia, le sfide tipo il populismo e il razzismo, e anche la mancanza di sfruttamento dei partnership di mobilità e la facilitazione dei visti tra l'Unione Europea e i suoi partner. È una insufficiente sinergia tra migrazione, commercio e sviluppo. And we see that no one country has alone addressed the challenges related to migration. Here we need absolutely consolidate a pan-European approach. And now I am listening to your debates in your country once again. Dobbiamo consolidare un approccio europeo e quindi voglio sentire di voi che nessun paese può affrontare il problema esattamente. The second area is social justice. Inequalities are unfair and act as a divider amongst people. We need to ensure social protection for all Europeans. The pillar of social rights helps to improve this form to right to fair wages, to the right to health, from lifelong to lifelong learning, a better work-life balance and gender equality to minimum income. The EU stands up for the rights of its citizens in a fast-changing world. La seconda area è quella della giustizia sociale. Le ineguaglianze non sono giuste e agiscono come una cosa che divide le persone. Vogliamo assicurare una protezione sociale per tutti gli europei. Il pilastro dei diritti sociali aiuta a migliorare questa situazione, dal diritto a un stipendio equo, il diritto alla salute, l'educazione continua lungo tutto l'arco della vita, un bilancio migliore tra il lavoro e la vita privata e l'eguaglianza.
l'uguaglianza di genere e al reddito minimo. L'Unione Europea sostiene i diritti per i cittadini, i suoi cittadini, in un mondo che cambia velocemente. The third area is a completion of single market and the digital single market. In order to keep up with advanced in technology, which transcends many areas such as business and health, the digital single market strategy will enhance Europe's position as a world leader in the digital economy, ensuring the businesses, the small and medium enterprises, and non-tech industries benefit from digital innovations and creating a digital society such as e-health services. And also here, we need common pan-European approach. And now I am listening about country of origin ideas, once again, which can lead to renationalization of single market, to fragmentation of single market, and create a lot of problems to our people. La terza area è il completamento del mercato unico e del mercato unico digitale, in modo di tenere il passo con i progressi della tecnologia che trascende molte aree come quello del business e della salute. Questa strategia del mercato unico digitale potrà migliorare la posizione europea come leader mondiale nell'economia digitale, assicurando che le aziende, le piccole e medie imprese e industrie non tecnologiche possano trarre beneficio dalle innovazioni digitali e creare una società digitale, come ad esempio i servizi sanitari a distanza. And they mentioned also country of origin issues on our goods. It will create a lot of challenges, destroying single market, renationalizing market, and creating obstacles to our people. Ci sono questioni, problemi derivanti da quei paesi singoli che possono creare problemi al nostro mercato. Ci vorrebbe un approccio paneuropeo piuttosto che le idee che vengono dai paesi singoli che creano una frammentazione. The fourth focus area is the youth. The young generation are shaping the future of the EU. Recognition of the importance of investment in youth of Europe is clear. The continued investment in Erasmus Plus, the abolition of roaming charges and portable streaming across all member states are just some of the improvements made that are of interest to the youth. Il quarto punto è quello della gioventù, dei giovani. I giovani, la nuova generazione, sta formando il futuro dell'Unione Europea. Riconosce l'importanza dell'investimento nei giovani in Europa è un fatto chiaro. L'investimento continuo in Erasmus più l'abolizione dei costi di roaming e il screening che si porta attraverso tutti gli stati membri sono alcuni dei miglioramenti che sono stati fatti nell'interesse dei giovani. The fifth is relevant to all the previous four. Disinformation and feeding into the populist agenda. Disinformation has never been more prevalent, especially with the rise in prominence of social media. The EU has proposed measures to tackle disinformation online, which is timely considering the recent Facebook Cambridge Analytica scandal, which demonstrated how personal data can be exploited in electoral contexts. Il quinto è pertinente per tutti i quattro. La disinformazione e il aumentare, cioè nutrire questa agenda populista. La disinformazione non è mai stata così prevalente, soprattutto con l'aumento dell'importanza dei media, social media. L'Unione Europea ha proposto misure per confrontare questa disinformazione online, che è importante farlo adesso,
considerando quel che è successo con Facebook Cambridge Analytica, quello scandalo, che ha dimostrato come i dati personali possono essere sfruttati nel contesto elettorale. Make no mistake, fake news and disinformation pose a serious security threat to our society. One example that both angers and terrifies me is the balance of disinformation and vaccines online and the perceived risk they pose to health. This has led to vaccine hesitancy and a direct link to the re-emergence of diseases and the measles epidemic across Europe. This is despite countless scientific evidence disproving risks of vaccines. Dobbiamo parlarci chiaro, i fake news e la disinformazione pongono una seria sicurezza, minaccia contro la sicurezza della nostra società. Un esempio che mi fa rabbia e mi fa anche paura è la quantità di disinformazione sui vaccini online e i rischi percepiti che loro pongono contro la salute. Questo ha portato ad una riluttanza di vaccinarsi, ad un legame diretto alla riapparizione di malattie epidemiche tipo il morbillo attraverso l'Europa. Questo è nonostante l'evidenza scientifica che dimostra che non ci sono questi rischi dei vaccini. This is shameful. While measures to tackle disinformation online are being proposed, such as an independent European network of fact checkers and enhanced media literacy, we must never be complacent. Questo è vergognoso. Mentre ci sono delle misure per combattere la disinformazione online che vengono proposte, tipo la rete europea della ricerca sui controllo dei fatti, fact checkers, e una più conoscenza dei media, non dobbiamo mai rilassarci, abbassare la guardia. Our solidarity is at risk, and we must always fight to retain our European values. European Commission presented proposals related to harnessing globalization, strengthening European Monetary Union, as you mentioned, building European Energy Union, addressing issues related to the global development and sustainable development goals, and also presented five scenarios about future of EU. And now it is a good time to discuss those issues together. La nostra solidarietà è a rischio e dobbiamo sempre combattere per mantenere i nostri valori europei. L'Unione Europea ha presentato delle proposte in relazione al controllo della globalizzazione, rafforzare l'Unione Europea, l'Unione Monetaria Europea, creare Energy Union, un'energia in relazione allo sviluppo globale, e anche ha presentato cinque scenari sul futuro dell'Unione Europea. Ed è il momento di discutere quelle questioni insieme. Ladies and gentlemen, nationalism, violation of human rights and rule of law, populism and a race of disinformation remains a threat. It is not necessarily a new phenomenon. We have seen through the enlargement of Central and Eastern European countries the fear and apprehension of some existing member states in how inclusion of former communist countries would impact upon the Union. We have seen how the EU's priorities have grown throughout the decades and how migration and defense are now becoming more of concerns to the citizens. Mentre il populismo e l'aumento della disinformazione rimangono una minaccia, non è necessariamente un fenomeno nuovo. Abbiamo visto attraverso gli allargamenti dei paesi centrali e orientali dell'Europa
che questa paura e questa apprensione di alcuni stati membri già esistenti nel modo in cui l'inclusione dei paesi ex comunisti avrebbero un impatto sull'Unione. Abbiamo visto che le priorità dell'Unione Europea sono aumentate attraverso i decenni e come la migrazione alla difesa ora stanno diventando più una preoccupazione dei cittadini. We have seen terrorism become a threat on our land and also rising extremist ideology, including far right and far left wing groups in Europe. However, we have also seen healthy economic growth, improved businesses and consumer confidence, the race of the EU on the world stage with global rule-based and fair trade, gold food safety standard, digital economy and many opportunities for the youth to move freely, learn, develop and foster a deep cultural identity. Abbiamo visto il terrorismo che è diventato una minaccia nella nostra terra e anche un'ideologia estremista che è in aumento, e compreso anche i gruppi di estrema destra e di estrema sinistra in Europa. Dunque abbiamo visto una crescita economica solida, con fiducia dei consumatori, commerci migliorati e un aumento una crescita dell'Unione Europea sulla scena mondiale, in un governo basato sul commercio equo, gli standard del gold standard sulla food sicurezza alimentare e l'economia digitale, e molte opportunità per i giovani di spostarsi liberamente, imparare, sviluppare e promuovere una identità culturale profonda. Most importantly, we have seen the EU hold tight to its roots, which was to secure lasting peace. What we now need to see is a union united in solidarity to retain our unique European values, for we are always better together. E più importante ancora, abbiamo visto che l'Unione Europea tiene stretto le proprie radici che garantiscono una pace sicura e durevole. Quello che dobbiamo vedere e vogliamo vedere adesso è un'Unione Europea unita in solidarietà per mantenere i nostri valori unici europei, perché siamo sempre migliori insieme. In my opinion, the future of the EU is lying between two extreme concepts. One extreme, radical federalistic concept of the United States of Europe. Another one, the Europe of Nations, nationalistic approach. Nella mia opinione, il futuro dell'Unione Europea sta tra due concetti estremi. Ad un'estremità c'è il concetto federalistico radicale degli Stati Uniti dell'Europa, e l'altro è l'Europa delle nazioni, è un approccio nazionalistico. For me, an answer to this question was given by European Convention of 2002-2003, Treaty Establishing Constitution for Europe. Per me è stata data una risposta a questa domanda dalla Convenzione Europea del 2002-2003, un trattato che stabilisce la Costituzione per l'Europa. It was done, and is it valid now? È stato fatto ed è valido ancora. Today, a compromised Lisbon Treaty is a weakest version of the possible solution. Oggi una versione più indebolita del Trattato di Lisbona è una versione più debole di una soluzione possibile. But can we review it? Ma possiamo rivederlo, riesaminarlo? In today's situation, it seems unrealistic to come back to convention proposal. Nella situazione di oggi sembra irrealistico tornare indietro a vedere la proposta della convenzione. But let's be optimistic.
Ma siamo ottimisti. We should keep it as possible future day. Dovremmo mantenerlo come un possibile futuro. And taking it in mind to choose the European Commission scenario 5 proposed by us and called Doing More Together. E prendendo in considerazione questo fatto, scegliere lo scenario numero 5, cioè fare di più insieme. You know that the European Commission proposed 5 scenarios. L'anno scorso la Commissione Europea ha proposto 5 scenari per il futuro. Carrying on. Continuare. Nothing but only single market. Niente ma soltanto il mercato unico. Those who want more, do more. Coloro che vogliono di più, facciano di più. Doing less, more efficiently. Fare meno in maniera più efficiente. And fifth, doing much more together. E quinto, fare molto di più insieme. But if you need to change treaties, then my advice is go back to European Convention and vive la Constitution for Europe. Ma se bisogna cambiare i trattati, il mio consiglio è di tornare alla Convenzione Europea e dare di più all'Europa. But if you are not capable to change treaties, scenario 5 for my heart is better. Ma se non siete in grado di cambiare i trattati, lo scenario numero 5 secondo me è la soluzione migliore. And my message to new Italian government is simple. Please take scenario 5. Esatto, a voi il governo italiano. Can I tweet, commissioner? Scegliete il scenario numero 5. I tweet to Salvini. No, official commission. Ci ha dato un panorama veramente ampio sia della politica ma anche con notevoli agganci con il suo portafoglio di sanità e anche il suo orgoglio di essere un medico militante. Però nella sua biografia vedrete che ha anche preso un degree in storia, sì, e quindi è veramente una persona che ha, diciamo, si è mossa in tanti campi. Noi possiamo, credo, avere una mezz'oretta di domande se qualcuno vuole porle. Marco Maier. So I have first of all a question. It comes from New York, because a friend of mine just wrote and asked me why in the European politics the League and the five-star movement want to stop the Russian sanctions. As you know, this morning they said immediately, and Mike, I don't know if you are updated because this was immediately now, they said not immediately anymore. So this is a question which might be, I have no idea if you don't answer. And the second, can I ask a second question? Well, actually, the second is an invitation. My wife, who is in charge now as grandmother, is the head of the European Studies in Florence University, and so she would love to have you next time to have a lecture in the political science faculty. Thank you. Thank you very much. Your second question is very clear. I feel the only possibility is to manage my agenda, and I will be more than happy to do that. First question is much more complicated. Because I have no intentions, you know. I am not ready to follow very popular conspiracy theories. Because it's not my style. Frankly speaking, question of sanctions generally, it's not new, because it was discussed at European Council of Heads of States and Governments several times, and some countries always mention how can you act and manage, because main reason is Minsk agreements. It means that we will assess it actually. It's not so, a question which must be touched.
it's not true. It's in debate. Of course, also speaking about possibility, how can we, monitor Ukrainian, Ukrainian Russian conflict and activities and Crimea annexation? This question is very complex one, and it is always on tables. It means that one day we can see how can we all involve all in society worldwide to overcome those problems. We need to see progress and solutions. But why those two movements were decided immediately as number one, I can't explain to you because it's up to you to raise this question. But of course, I heard that they believe in possibilities to open markets to Italian products. Frankly speaking, I have discussions with Salvini in Chernobyl. That's why I asked. But it was about a little different issue. About, you know, his ideas to restore custom duties, protecting Italian farmers. And of course, also that one much more strange idea was that if he told publicly, if he will be prime minister, he will be capable to introduce custom duties. My answer was, as a commissioner in Australia, it will be very interesting to see how can we discuss those issues, keeping in mind single market. But of course, doesn't matter because this example will show. But then he told, if I am not be elected as prime minister, then I will try to introduce custom duties in Lombardia. I was surprised. Okay, custom duties in Lombardia. From the beginning, I thought that he proposed joke. I don't know, maybe it is a joke. Till now I have no answer. but I will only raise questions without answers. You know, it's much more important to raise questions, say. From my point of view, sometimes I see that we need to educate people much more. Because education, it's only 8 class education, it's not enough to rule government. But it's not, nothing personal. Bene, non importa da urre, no. Ci sono altre domande? Franco Colleone? It's nothing personal. Nothing is concrete personal. Intanto possiamo essere soddisfatti che parlato solo di Carlo Rossella, del manifesto di Ventotene, come i politici italiani non sanno fare. Quindi questa è una soddisfazione. Certi politici, via, per cui questo è ma questo discorso molto ampio mi conferma però che siamo in una grande difficoltà, perché ci pare che l'atteggiamento di fasce della popolazione che si contestano l'Europa lo fanno come se ci fossero gli Stati Uniti d'Europa e come se ci fosse un governo europeo, cosa che non è. Il risultato è che noi abbiamo una protesta verso l'Europa che non c'è, insomma. E come si affronta questo gap molto, molto forte? Questo mi pare che non è semplice. Una domanda, per esempio. I diritti umani violati in Ungheria sono tollerati dalla Unione Europea attuale. Questo pone un sentimento di difficoltà per gli europeisti.
Noi abbiamo quindi una situazione di difficoltà da parte, perché ci sono fasce molto vaste di popolazione che protestano per ragioni, diciamo, che contestano gli eurocrati, eccetera. Dall'altra noi abbiamo dei paesi che scelgono una via nazionale di estrema destra e di violazione dei diritti umani, addirittura il diritto all'informazione, alla libertà di riunione, e però non succede nulla. Quindi quale Europa dobbiamo difendere? Questo mi pare che è un punto su cui vale la pena di riflettere. Dopodiché l'anno prossimo bisognerà vedere quale maggioranza ci sarà al Parlamento europeo, perché cioè, da una maggioranza di parlamentari che hanno una visione nazionalista, come si tiene in piedi? Quale forma di, non dico Stati Uniti d'Europa, no, ma neppure a quel punto una forma minima di convivenza della, neppure l'attuale Unione Europea. Ed è possibile fare il salto verso un'Unione Europea in cui ci sia un Parlamento che elegge il governo? Perché questa è forse l'unica strada che può dare una legittimità forte. Okay. Forse non so se anche Severino Saccardi ci può dire qualcosa, volontario. Sì, io ho ascoltato con molto interesse questa lunga relazione che ha fatto anche un escursus storico e ha affrontato la situazione attuale. Mi pare che però ci sia una questione di fondo che rimane, che è quella della visione internazionale dell'Europa e della gestione delle questioni internazionali da parte dell'Europa. Detto in termini semplici, mi pare che finché l'Unione Europea non avrà un'unica politica estera, una vera responsabilità comune della politica estera, credo che ci sia una grande debolezza anche quando si parla delle grandi crisi internazionali e anche per quello che riguarda il problema dei migranti che lei ha affrontato. Quando l'Europa è uscita dalla guerra, come le ha ricostruito, un contributo importante fu dato dalla scelta degli Stati Uniti di attuare il piano Marshall. Oggi non è pensabile che l'Europa possa fare un ragionamento, come forse sarebbe opportuno, di un grande piano Marshall per il Nord e Sud, per esempio, o di una grande, per fare un altro esempio, conferenza di Helsinki per il Nord e Sud. Perché per l'Europa, come lei sa, la svolta fu data dal 1989, ma prima ancora fu preparata dalla grande conferenza di Helsinki, un'occasione in cui stati che avevano sistemi diversi, orientamenti diversi, appartenevano a blocchi diversi, però si sono trovati intorno a quest'idea di grande casa comune, a cui tra l'altro facevano riferimento, come diciamo, in qualche modo collegati idealmente all'Europa, anche gli Stati Uniti e il Canada, e non faceva parte dell'Albania, che è un mondo a parte. Allora, se noi vogliamo considerare questa grande area euro-mediterranea, finché non ci sarà una visione e una soluzione comune di politica internazionale, sarà difficile anche affrontare problemi come quelli delle migrazioni se non tamponandoli in maniera contingente, discutendo di quote, di partizione di quote, di problemi che non vanno alla radice. Ecco, mi pare che questa è una questione, se ci saranno le condizioni politiche, andrebbe messa al centro. È una questione che va al cuore dei veri poteri con il destino del futuro dell'Europa, come dice un po' il tema di stasera. Grazie. Per chi non lo sapesse, Severino è il direttore di testimonianze, ma naturalmente lo sapete. Ci sono altre domande? Allora, mi temi for the last intervention. Yes. L'ultima intervento.
Generally, Jean-Claude presented program and
parliament vote in favor of us. Quindi erano 28 commissari, uno alla volta, e queste varie udienze, e Jean-Claude decide se si accetta oppure no. If European Parliament if took decision not to approve our program, we will be. Jean-Claude Juncker ha presentato un programma globale al Parlamento, se il Parlamento l'avesse bocciato, se ne bocciato. Noi abbiamo la voce pure di tutti gli altri. Now we have it is first time in EU. It's first time in EU. And now we have mechanism what just you mentioned. Not only directly, but in complexity, it was democratically approved process from the beginning to the end. Quindi abbiamo questo processo al Parlamento Europeo, questo processo democratico. And then, second question is about council programs. In convention we propose that council will act in two ways. In one way, when council is debating some issues, but they do not need to approve a regulation or directive. But if council is doing issues with legislative process, then votes should be public as a second chamber of Senate. Così non si torna in Italia e si dice stata l'Europa che And it was enshrined in our treaty establishing constitution for Europe. But such a thing was rejected. È stato messo insieme dentro il trattato, però tutto il trattato è stato rifiutato. And turning back to your discussions about souls, the East Avoidment, being a regional problem, how can we strengthen issues related to the neighborhood policies, to Africa, to migration? Come rafforzare le politiche di vicinato, parlando della migrazione e dell'Africa? We decided to change rules and procedures and financial mechanism now. Abbiamo deciso di cambiare le regole e il meccanismo finanziario ora. Now we propose to build investment fund which must be used in neighborhood policy and especially in Africa. Abbiamo proposto un fondo di investimento da usare in questa politica vicinato e soprattutto in Africa. It's not like the same, now we are helping country by country. We decided to put financial resources, establish an external fund which can develop economy, working places, enterprises in sub-Saharan, in different regions in Africa, in Middle East and neighborhood, because we need to build working places. Otherwise, unemployment difficulties will not never stop migration from those countries. Invece di fare un programma paese per paese, abbiamo una politica esterna che comprende tutta l'area, per esempio la politica subsahariana e l'Africa, il Medio Oriente, perché abbiamo bisogno di creare posti di lavoro per queste persone. And then of course East-South problems related to development and regional issues and Mediterranean problems. You know that it was before us, it was called Barcelona process. Yes. But such Barcelona process was a very good example to establish Euro-Mediterranean development bank, development instruments and possibilities to join all countries around Mediterranean, starting with Morocco, finishing with Turkey, including Israel, Arab countries, but unfortunately this process failed. It's a pity.
I was very active to act in so called Euromed parliamentary assembly, but situation was without results. Sì, ci sono stati. Un altro problema di prendere. Scusi. Sento, no, perché magari lo faceva meglio lei, comunque. No, stavo parlando del processo di Barcellona, del processo di Mediterraneo, che era una bella intuizione e che doveva portare a una costruzione di segretariato, di attività e quant'altro, purtroppo non se ne è fatto di niente. E doveva abbracciare, diceva giustamente il commissario, dal Marocco fino alla Turchia, cioè prendere il tempo. E doveva appunto creare le condizioni di una collaborazione euro-africana sul Mediterraneo. Paolo, basterebbe fare un sanitario intanto. Marco Sente, Marco Maio, il former member of the government of Tuscan Region. He said that it would be enough to make Barcelona on the sanitary plan. On the health. Yeah. If we could have a health system from Europe on the Mediterranean, this would be the first step, I suggest. Maybe I agree. Health for peace. Health for peace, yes. Bene, ci arrediamo, mi sorprende. Grazie.